Salve ragazzi e bentornati alla Carriera Allenatore con il Sassuolo. Allora, quest'oggi puntata importante perché affronteremo l'andata dei quarti di Champions contro il Paris Saint-Germain. Stavo per dire ottavi, ma gli ottavi li abbiamo superati nella scorsa puntata. Quest'oggi sfida contro il Paris Saint-Germain, che però sarà a cavallo fra due sfide di Serie A, prima contro la Sampdoria e poi contro il Genova. Ma come al solito, raga, prima di iniziare a giocare, ti invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità, e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, raga, possiamo andare subito in campo contro la Samp, ma prima voglio mostrarvi che ho aggiustato un attimo qualche numero di maglia. Per esempio, ho messo la 5 a Nuno Mendes, la numero 12 a Tapsoba, la 95 a Bastoni, poi continuando abbiamo semplicemente la numero 29 a Boadu. Per quanto riguarda Boadu, chiaramente il suo numero principale è il 9 oppure il 21, però il 21 ce l'ha Brahim Diaz. Volevo mettergli la 19, però ce l'ha Cartier e quindi ho deciso di mettere la 29. Per quanto riguarda gli altri, sono tutti i loro numeri principali. Ok, raga, detto ciò, possiamo andare in campo contro la Samp. Fra 2 giorni c'è la partita contro il PSG, quindi visto il largo vantaggio che abbiamo in campionato, scendiamo in campo completamente con la seconda squadra, quindi Mamardashvili, Gudmundsson, Pauleta, Saliba, Timber, Ilic, Frattesi, Dine Bimbe, Melamed, Boadu e Damsgaard. Tutto pronto, occhio alla Samp, soprattutto occhio a quell'Imanovic che ci segna sempre, e possiamo andare in campo. Raga, occhio, possiamo avanzare, è bellissimo il movimento di Boadu, ma poi arriva la gran parata di Rajkovic, ma occhio al corner Ilic. Palla dentro proprio verso Boadu, ma palla alta. Ragocchio, Damsgaard, buoni palloni in profondità per Boadu, Boadu, Boadu. Va sul primo palo, Boadu, becca la traversa, niente, non riusciamo a sbloccarla. Ragocchio, Frattesi riesce a toccarla. Timber, prova il tiro, addirittura il nostro Timber, ma ancora Rajkovic che para. Ma occhio, Damsgaard qui è passato, va col destro Damsgaard, e ancora Rajkovic che si salva, niente da fare. Ragocchio, Ilic, bella palla recuperata, Frattesi, buona ancora per Boadu, forza Boadu, e finalmente riusciamo a sbloccarla dopo tantissimi tentativi, dopo tantissimi miracoli da parte di Rajkovic. Arriva finalmente il gol da parte di Boadu, 1-0, siamo in vantaggio qui, bravissimo Ilic a rubare un bel pallone al centrocampo, poi per Frattesi nulla di più semplice che servire questo assist a Boadu che col destro batte finalmente il portiere. E termina anche subito il primo tempo, effettivamente mi era sembrato che avessimo segnato a tempo scaduto. E occhio subito Nico Melamed, prova a passare, ci riesce, vai di Kiko Glitch! Facile facile, Nico Melamed in questi casi non ti chiudono mai, non riescono mai a difenderti, la CPU diventa stupida e noi chiaramente non possiamo fare altro che approfittarne. 2-0, arrivi il raddoppio dopo tantissima fatica fatta per trovare il gol del vantaggio, adesso inizio di presa, arriva subito il secondo. Ragocchio, Boadu, buon appoggio per Damsgaard che va col sinistro. Damsgaard, la palla rimane lì e Boadu non può fare altro che infilarla in porta. Peccato, poteva arrivare il gol dell'ex da parte di Damsgaard, ma in realtà arriva la doppietta di Boadu, che è comunque un sigillo molto importante. Qui buono il sinistro, ancora miracolo da parte di Rajkovic, che però lascia il pallone lì per Boadu. Ma occhio qui, no ragazzi, non ci credo. Cioè, avete visto che gol abbiamo preso? Cioè, raga, se io non vinco la classifica della miglior difesa, per esempio per un gol subito per questo motivo, impazzisco. Perché vi sembra normale subire gol così? Torsby tira, il portiere nostro para, la palla va a sbattere sul giocatore avversario e si infila piano piano, guardate qui in porta. Ragocchio, Boadu riesce a servire molto bene Damsgaard che va per il gol dell'ex e lo trova 4-1. Peccato veramente per il gol subito che non ci c'entrava nulla nel complesso della partita, visto che abbiamo o comunque stiamo dominando dal primo all'ultimo minuto, quindi sicuramente a zero era più giusto. Ma occhio che possiamo ancora attaccare Davidino Frattesi, era da tanto che non segnava, se lo meritava il gol, peccato. E occhio Frattesi ancora in avanti per Boadu che si gira molto bene, Boadu in un fazzoletto, Boadu 5-1, segna ancora l'attaccante ex Monaco che, se non sbaglio, quest'oggi è doppietta per lui, oppure tripletta, sinceramente non ricordo,
Non c'è un modo per vedere, l'unico modo è aspettare che finisce la partita e vedere se gli consegnano il pallone. Ok, fischio finale 5-1, vediamo se arriva la consegna del pallone. Sì, quindi era la tripletta personale per Boadu, 6 tiri, 3 gol, bravissimo. Comunque, raga, 16 tiri a 2, direi un'altra partita totalmente dominata. Ed occhio, raga, che arriva un'altra offerta, ancora per Frattesi. In questo periodo vogliono tutti quanti Frattesi, comunque, raga. Il prezzo è sempre lo stesso, parto da 20 milioni e scendo massimo a 19. Vediamo un po' i francesi che ci rispondono, da 16,1 alzano a 16,4, decisamente troppo poco, ancora 19,5, niente raga, non lo vogliono, cioè continuano a rifiutare offerte che sono anche basse, cioè raga, venderlo a 20 milioni è pochissimo Frattesi. Niente, ci risiamo, stavolta tocca all'Aston Villa, vediamo un po' se la squadra inglese ha più soldi. Vediamo un po', 16,1, 1% di clausola, attenzione che qui per la prima volta mettono una clausola però dell'1% non vuol dire nulla, 16,5 è troppo poco, dammene almeno 19, ti prego, perché altrimenti non se ne esce più, non se ne esce più. Ed eccoci qua, raga, il topico momento è arrivato. Sassuolo contro Paris Saint-Germain, tutto pronto. Miglior formazione possibile per noi con Bastoni che è diventato un 86. Tapsoba lo era diventato nella scorsa puntata, ma soprattutto Cerchi è diventato un 89. Casualmente proprio un francese che va ad affrontare appunto la squadra francese come il Paris Saint-Germain. Comunque, raga, anche il Paris non scherza con Donnarumma, Diallo, Ginter, Marquinhos, Hakimi, Brozovic, Koke, Declan Rice a centrocampo e in attacco il trio delle meraviglie con Neymar, Mbappé e Messi. Però Messi alla terza stagione, secondo me, è anche abbastanza anzianotto, quindi vediamo un po'. E occhio che possiamo subito provare ad avanzare, vediamo un po', mi raccomando raga, senza paura, perché qui c'è il rischio che anche il Paris sia una squadra che si difende poco, infatti qui ci proviamo subito con Cerchi, gran parata di Donnarumma. Occhio, possiamo avanzare con Cerchi che ha tanto campo, forza Cerchi che anche questi qua lasciano parecchio spazio, lo sappiamo bene con l'Uni. Occhio Cerchi, ancora Donnarumma che salva tutto, il Pedro della Vega ha provato a calciare subito, ma occhio che la palla è ancora in avanti, invece no. Raga, occhio, qui c'è Della Vega che ha tanto campo. Occhio che questi lasciano gli spazi. Malen, vai da Cerchi. Qualcuno che si inserisce sulla destra. Cerchi, prova ad alzarla. Eccolo! Eccolo! Brahim Diaz con il gol del secolo. Arriva lo scorpione da parte di Brahim. Ho provato a farlo perché paradossalmente in questi casi è più facile segnare quando si fa un fancy shot. Non mi ricordo come si chiama, mi sembra così. Comunque arriva il bellissimo scorpione da parte di Brahim Diaz. Guardate qui, tuc, che spettacolo! No, qui bruttissimo errore da parte mia, da parte con Lamptey, cioè con Lamptey e poi soprattutto qui Meslier che non ho capito come abbia fatto a non prendere il pallone qui con Lamptey, volevo passarla però veramente un disastro, come un disastro Meslier, come ha fatto a non pararla ragazzi, cioè ha fatto anche l'animazione giusta. Ma l'ha fatta col tempismo sbagliato, cioè raga, non l'ha toccata proprio. Spiegatemi questa, ragazzi. Questa è assurda. Mi merito di subire gol perché in Champions non posso sbagliare come ho fatto col difensore lì. Però, raga, è assurdo che Meslier non abbia preso questo pallone. Comunque, raga, 1-1 all'intervallo. Veramente peccato per questo gol di Declan Rice, che è anche un nostro pupillo. Però è sicuramente già tutta un'altra partita, un'altra squadra rispetto al Borussia Dortmund, è molto più combattuta la partita. Però allo stesso tempo stiamo dimostrando di potercela giocare, stiamo giocando anche bene, il predominio del gioco, tutto sommato, è il nostro, quindi forza ragazzi, crediamoci che possiamo farcela. Ecco qui subito Pedro che prova a sfruttare il classico Kiko glitch. Pedro è passato, Pedro col sinistro, miracolo di Donnarumma, ma c'è un fallaccio di Ginter che viene semplicemente ammonito. C'era che ha calciato, stava per segnare, se non è rosso questo. Comunque,
Calcio di rigore. Non so se si sentono, ma ci sono anche i fuochi d'artificio solamente per Malen. Vediamo un po', forza Malen. Col destro non sbaglia e arriva il gol. 2-1, segna Malen che va a prendere questo pallone fluttuante. In realtà volevo andare a festeggiare, però c'era il pallone lì e già che c'era Malen se l'è preso. Comunque, rigore molto preciso per una volta. Siamo riusciti a calciare un rigore come si deve. 2-1, torniamo in vantaggio. Bene così. Raga, ma occhio alla risposta del Parigi. Con Neymar, palla respinta due volte e alla fine arriva la parata di Meslier che salva su Mbappé. Ragazzi, possiamo avanzare con Brahim. Vedi Pessina che si stacca e va. Pessina, l'uomo delle notti importanti, Matteo Pessina. Solitamente nelle partite che contano riesce sempre a piazzare un sigillo, ma questa volta arriva il miracolo veramente da parte di Donnarumma. Ragazzi, qui è tutto regolare, Mbappé non è in fuorigioco, è partito Mbappé, Meslier risponde a Donnarumma dopo aver fatto un brutto errore sull'1-1 del Parigi, adesso arriva veramente un miracolo. Comunque occhio al corner, Messi va dentro, madonna raga, Lamte ancora su Mbappé, che salvataggio, ma adesso stiamo soffrendo un po'. Ragazzi, Mbappé, fuorigioco di Messi, fuorigioco, no, era tutto buono, pareggio del Paris, Lionel Messi, gran sinistro da fuori area, arriva il 2-2, però mi aspettavo la chiamata dell'arbitro, qui mi sembrava in fuorigioco, ma in realtà mi sa che Tapsoba lo teneva in gioco, e poi grandissimo tiro di Messi, che sarà vecchio, ma il tocco non lo perderà mai. Occhio qui, rimpallo, siamo fortunati, cerchi! È ancora un miracolo da parte di Donnarumma, niente da fare, Donnarumma sta facendo, come era facilmente prevedibile, un sacco di miracoli. Qui occhio al cross, le prende tutte. E niente raga, termina qui la partita, 2-2, potevamo vincerla, potevamo perderla, alla fine abbiamo pareggiato. E sarà sicuramente una bellissima partita, io penso che per uno spettatore esterno sia stato un bello spettacolo, e però adesso si gioca tutto al ritorno, risultato che di base favorisce il Parì, perché un 2-2 in trasferta è sicuramente più positivo, a prescindere dal gol in trasferta, e comunque sicuramente ce la giocheremo ad armi pari anche al Parco dei Principi. E ok raga, adesso proviamo a chiudere in bellezza contro il Genova in campionato, adesso dopo la vittoria con la Samp siamo a più 16 dal secondo posto, adesso bisogna semplicemente vincere 3 partite senza che il Napoli si fermi ancora e possiamo diventare campioni d'Italia. Quindi andiamo in campo contro il Genova, formazione che è la stessa che ha battuto la Samp, quindi non serve neanche andarla a leggere un'altra volta, quindi tutto pronto. Andiamo in campo, forza ragazzi. E ho intravisto con la coda dell'occhio che c'è pazienza nel Genova, quindi partiamo già con un gol di svantaggio. Ragazzi, Boadu qui, bellissimo il lancio per Nico Melamed che mette a terra e va. Nico, è passato, la palla rimane lì e piano piano si infila in porta, qui molto fortunati. Il gol penso sia proprio di Boadu perché altrimenti mi avrebbe fatto esultare con Nico Melamed, quindi vuol dire che c'è stato il tocco da parte del nostro attaccante, sì, l'ha spinta proprio lui in porta. Ragazzi, Frattesi qui, prova a pescare Jolly con questo destro a giro, ma arriva la parata di Semper. Ragazzi, Boadu, buon tocco per Damsgaard, secondo gol consecutivo, dopo quello lì contro la Samp, giustamente se segna con la Samp non poteva farsi mancare anche il gol contro il Genova, 0-2, raddoppiamo ancora Damsgaard che è sempre il giocatore più forte secondo me là in mezzo. Ragazzi, Diney Bimba può avanzare, prova il sinistro da fuori area, bellissima conclusione, bravo Semper. Ragazzi, Nico Melamed, bravissimo, prova col destro, ancora Semper. Ma è veramente un tiro a bersaglio oggi, comunque Ilic, un cross verso Saliba, palla fuori. E ok raga, fine primo tempo, 2-0 all'intervallo per il nostro Sassuolo, ma potevano essere anche 3 o 4 tranquillamente. Come dicono anche le statistiche, stiamo decisamente dominando con 6 tiri in porta a 0. Occhio Damsgaard che può avanzare, Damsgaard pone il tocco ancora per Boadu che spara qui troppo centrale su Semper. E occhio
che possiamo ancora avanzare. Boadu col sinistro, grandissima conclusione, missile terra-aria, arriva il 3-0, doppietta per Boadu, che anche lui insieme a Malen sta ingranando alla grande. Abbiamo due centravanti che sono veramente due degli attaccanti in prospettiva più forti del gioco. Raga, ma occhio al Genova che non demorde qui, bella conclusione, non ho visto neanche di chi, però bravissimo il nostro Mamardashvili a parare. Occhio che si riparte anche con Frattesi che fa correre Damsgaard. Andiamo un po' in area, Damsgaard andrà sul primo palo, ci ha provato, solitamente entrano sti tipi di tiri, ma stavolta arriva la parata di Semper. Ma siamo ancora in avanti, Davidino Frattesi, l'appoggio per Timber, serve qualcuno libero, ecco Frattesi che l'appoggia per chi è Boadu, che trova la tripletta. Non l'avevo riconosciuto a primo impatto, ma effettivamente poteva essere solamente lui. Segna Boadu, 4-0, tripletta per il nostro attaccante francese o olandese, non ricordo, mi sembra che sia olandese. E occhio ancora Nico Melamed, che può avanzare più veloce, scatta Nico col destro e arriva il 5-0. Se lo meritava il gol anche lui, dopo esserci andato vicino sull'1-0, arriva il pocherissimo dei nostri ragazzi, ci pensa Nico Melamed. Occhio Damsgaard col sinistro, gran parata di Semper. Raga, occhio che siamo ancora in avanti, palla per Timber. Occhio che ci può provare anche Timber, gran tuffo plastico da parte di Semper. Occhio, possiamo ancora andare, Frattesi. Niente, raga, non riesce più a segnare Davidino Frattesi. Sto provando a farlo segnare in tutti i modi, però è anche un po' sfortunato. Raga, ma occhio al Genova che prova a chiudere in attacco con questo calcio d'angolo, a tempo però abbondantemente scaduto. La palla rimane lì. Arriva addirittura Mamardashvili che blocca alla grande, arriva il fischio finale 5-0, monologo assurdo da parte del Sassuolo. E perfetto, raga. Allora, prima di chiudere, diamo la solita occhiata alla classifica di Serie A, vediamo un po'. Ovviamente restiamo al primo posto, Napoli sempre a 67 punti, quindi restiamo a più 16, ma mancano adesso solamente 7 giornate, quindi vuol dire che il Napoli può arrivare massimo 88 punti e ora come ora ci mancano 5 punti per laurearci campioni d'Italia. Comunque, per quanto riguarda la miglior difesa, penso che ci siamo, perché 22 gol subiti, poi abbiamo il Napoli a 31 e per il resto non c'è più nessuno. Quindi forse per una volta ce la facciamo. E ovviamente, raga, nella prossima puntata vedremo il ritorno di Champions contro il Paris. E poi, raga, se riuscissimo a vincere queste due partite contro Bologna e Salernitana, ci laureeremmo. Non so se si dice così, assolutamente no. Comunque saremmo già campioni d'Italia. Quindi questo vuol dire che non potete proprio mancare alla prossima puntata. Ma io per oggi mi fermo qua. Vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivervi al canale e seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.